Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su un gioco che non ho mai portato, un gioco che dovreste conoscere perché comunque è per quanto sia vecchio e di nicchia, è abbastanza famoso. Sto parlando di Spore. È un gioco che a me piace molto e ho intenzione appunto di oggi con voi iniziare un nuovo pianeta dove andremo a vedere, a fare insieme tutta la fantastica, appunto, tutto il gioco. Voglio completarlo tutto. Quindi direi di partire da un nuovo pianeta, quale potremmo scegliere? Questo pianeta qui o questo qui? Questo qui è tutto blu, sembra interessante come pianeta. Un po' buggatino, però sembra interessante. Chiaramente partiamo dalla prima fase, la fase cellula. Ci mettiamo carnivori, tanto poi diventiamo erbivori, quindi cioè diventiamo onnivori. Andiamo avanti, mettiamo difficoltà normale, direi che è facile. Come chiamiamo il pianeta? Per dire che lasciamo il nome normale, oppure lo chiamiamo Terra 616, così a caso. E partiamo subito. Con che musica epica, che voi sentirete poco perché altrimenti dà fastidio dopo un po' su tutta sta musica. Il sole, un asteroide congelato. Wow. Ed ecco che è così che arriva la vita su questo pianeta, tramite un asteroide che porta i batteri. Wow. Ed ecco che dentro questo frammento ci siamo noi. Bellissimo. Allora, eccoci a bordo primordiale, scusate. In Spore sei tu a plasmare il futuro con le tue scelte. L'obiettivo delle cellule è nutrirsi, crescere ed evolversi. Il livello di crescita è indicato dalla barra di progressi sottostante. Questa è la barra dei progressi, grazie al nutrimento otterrai i punti DNA da spendere per acquistare nuove parti e far evolvere la cellula. Nel progredire, le sue dimensioni aumenteranno insieme a quelle degli abitanti dell'ambiente circostante. Mi sembra un'ottima cosa. Partiamo, andiamo a prendere, visto che siamo carnivori, noi ci dobbiamo nutrire inizialmente di carne. Yam. Yam. Attacchiamo questi piccoli esserini, che sono buoni. Sono buoni. Voilà, abbiamo compiuto il primo progresso. Abbiamo mangiato. Vieni qui, vieni qui. Succede? Frammenti di materia e altri organismi cellulari sono così. Quindi vedi. Vai, vai, pigliamo, pigliamo. Voilà, così anche noi adesso abbiamo queste fantastiche aculei che potremo utilizzare per difenderci. Serve cibo, dov'è cibo? Cibo, cibo. Eccone qua un po'. Dell'altro, venga qui lei, piccoletto. Oddio, attenti a questo qui che è grosso, che ce l'ha con me. Aiuto. Ok, è morto. Non so come, però è morto. Un buono quello gigantesco. Via 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 via. Aia, 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 aia. Passa qua in mezzo. Aiuto. Aiuto, mi vuole mangiare. Aiuto, passa, 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 passa.
Mi togliete da dietro sto tizio qui? Ce l'hanno tutti con me, dai! Vanno giù, dai, oh! Bene, bravo, ti sei mangiato l'altro. Grazie. Ce n'è sempre uno più grosso. Già. 20 punti di DNA. Mangiamoci questo. Lei, amico, perché si è messo contro di me? Non vede che così viene mangiato, dai. Amico caro. Andiamo. Andiamo, arriviamo a 25 punti di DNA e poi ci evolviamo per la prima volta. Vabbè, questo scappa ed è veloce. Abbiamo 25 punti di DNA, no, 24, scherzavo, no, aspetta, aspetta. Devo averne già 25. Ok, adesso sì che ne abbiamo 20. Mangia. Ok. Ora, rifacciamo il richiamo. Ecco qui. Guri, guri, fanno. Fatto l'uovo. Che non si può definire proprio uovo. La cellulina ha fatto. Piccola, piccola. Allora. Aggiungiamo questi fantastici aculei qua dietro, così se ci attaccano da dietro si fanno la bua loro. Togliamo questi brutti occhi, mettiamo questi occhi qua, li vediamo un po' più piccolini. La bocca la rimpiccioliamo un po' e aggiungiamo anche questa. Così abbiamo anche la cosa per mangiare un po' di roba erbivora. Come colore? Questo? No, era quasi meglio quello di prima. Perché quello lì era uno di quelli di base, vabbè. Era questo più o meno il colore, no? No. Questo che sembra squamato, vai, col rosso. Oppure col grigio, vai. Allora, ok, questo probabilmente, oh, perfetto, andiamo un po' qua, dobbiamo diventare un salsicciotto, così almeno, oh, a fare così e poi lo rimpiccioliamo. Perfetto. Quindi facciamo due cose qua e andiamo avanti. Dobbiamo dargli un nome. Lo chiamiamo Maurizio. Carino Maurizio. Vediamo un po'. Oh, è nato, è nato. Allora, vediamo di prendere un po' di... Allora, roba... Adesso vegetale. Fai questi cosetti verdi lì. Almeno grazie alla roba vegetale vedete che noi adesso dovremmo riscendere giù perché eravamo quasi diventati carnivori. Io invece punto sempre a diventare magari onnivoro. Perché questo ovviamente ci dà più cose in futuro. Quindi io cerco sempre di fare tutto la parte, diciamo, a metà. Guarda che ce l'ha con me questo, eh? Vuole farsi male, eh? Perché se mi pigli gli spuntoni ti fai la bua, amico. Quindi io te lo dico, eh. Cioè, siamo... Ah no, ok. Mi sono spaventato perché... Oh, questo qui c'ha le cose del veleno, va assolutamente ucciso, aspetta. Aia. Affanculo. Offa. Aveva cosa del veleno quello lì.
Fatemi mangiare un po' di roba erbivora. Ecco, bravi. Vediti gli spuntoni, vai, vai, vieni. Scappi, mo, Gli spuntoni non ti piacciono. Mangia, mangia. Dobbiamo cercare di ammazzare quello lì col veleno. Però è difficile. Quindi non so se ce la faremo. Oppure... Vieni qua, vieni qua. È più veloce, uffa. Sì, al suo posto. Per cortesia. Questo? Non gli facciamo nulla. Aia, ecco, mi ha preso. Quello lì è quello che ti rende erbivoro, cioè onnivoro. A me non dispiacerebbe, giusto, visto che risparmieremmo qualche punticino DNA. Non riesco ad ammazzare nessuno, però non riesco a trovare più cibo, cioè, dimmi te. Vai, vai, ammazza quello col veleno. Ehi, amico col veleno, vieni qua. Fatti ammazzare. Ma non mi hai dato il... Non mi hai sbloccato il coso del veleno? Uffa. Pensavo mi sbloccassi... L'achievement, cioè l'achievement, il pezzo... Dai, uffa! Non mi sembra giusto così, però. Allora. Vediamo un pochino se qua in basso c'è qualcosa. Cosa c'è? Che succede? Che lagga tutto. La musica angelica che sento. No, amico, non farti mangiare! Oh! Un frammento, dimmi che è il veleno di... No, prima che mi mangi, no, grazie. Sì, è il veleno, ok. Bravo, si sta facendo male lui. Continua così, vai. Aiuto. Ecco! Il coso dell'onnivoro, fammelo pigliare, fammelo pigliare, fammelo pigliare, fammelo pigliare, porca miseria, vai, 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 mio, mio, mio. Sì, no, questo è il jet, cavolo, dov'è il coso dell'onnivoro? Dov'è finito? No. No, l'ho perso, porca miseria, dai. Oppure forse mi ha sbloccato quello del... il jet e non il... e non l'aspetto di... cioè la proboscide lì da onnivoro. Potrebbe non avermela sbloccata. Mangia tanta verdura. Vieni qui amico, fatti mangiare, dammelo tu, bravo. Direi ottimo. Aia. Facciamo un richiamo. Aspetta, prima però c'è il coso elettrico. Il coso elettrico. Aia. Aia. Gli spunzoni. Allora, facciamo quindi il richiamo. Dov'è che stai qua? Veloce, veloce. Di nuovo, felicissimi che ballano. E di nuovo ho lasciato un ovetto. Via questi due e mettiamo questo. Poi aggiungiamo il coso del veleno.
E anche gli spuntoni. Lo rimpiccioliamo. No, eh. Anche se mettiamo lo spuntone lì in mezzo, questi un po' più in qua. Ok, così sì. Così. Sembra perfetto così. Non possiamo fare altro. Se togliamo queste, andiamo a mettere queste. Proviamo un po', vediamo un po' che succede. Vai, andiamo così. Allora, vediamo un po'. Adesso siamo molto sull'onnivoro, bene. Avevo visto una bella piantina. Vieni qui, piantina. No, si levi da mezzo che ci sono quelli elettrici. Sì, dammi la scossa. Voilà, così sblocchiamo anche l'ultimo. Quello dell'elettricità. Nutriti, nutriti! Nutriti di tutti! Voilà! Lei è morto! Questo qui è buggato? Direi di sì! Vai un po' di erbetta. Tutta a me. Gnammi gnammi. Di qua ce n'è. Ancora, amico mio, le consiglio di allontanarsi perché altrimenti vede viene mangiato. Non le conviene. E qua, e qua, qua. Altro cibo. Aia. Aia. Aiuto. Aia, già l'ho mangiato. Peccato. Uffa. Dannazione! Magna, magna! Voilà, siamo cresciuti! Qua ce n'è altra erbetta, tanto come stiamo messi, siamo molto sull'erbivoro. Cioè, stava andando bene. Oh no, sono stati liberati dei... Ehi, venga qua, venga qui. Andiamo. Mi spiace, sei morto. Hai provato ad attaccarmi. Ma mio caro amico, non puoi nulla contro di me. Cioè,
Se vi mettete contro di me vi fate solo male, ve lo dico. Perché sono diventato molto molto grande e potente. Sotto si vede addirittura la sabbia. Siamo diventati quasi. Abbiamo quasi terminato la fase brodo primordiale, fase cellula. Dove scappi? Vieni qua. Anche lei, non scappi. Qua c'è un altro po' di erbetta. Attaccatemi, attaccatemi. Vedete che ve ne pentite subito ora. Se mi attaccate, morirete all'istantaneo. Guarda quanti cosetti, tipo per un pezzetto di carne. Miei cari amici, venite qua, che vi mangio un po' io. Abbiamo quasi completato la fase. Ai 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 ai. Questo è già stato mangiato. Questo ha paura. Questo è stato mangiato? O è vivo? Era ancora vivo. Ancora questo pezzettino. Abbiamo quasi completato la fase cellula. Ci manca l'ultimo pezzettino di cibo. Gnammi gnammi. Voilà. Ecco. E la nostra cellula si evolve. Il disegno. E gli compare un minimo di cervello. Congratulazioni, sei sulla strada che porta allo stadio senziente. Sì, va bene, tutto quello che sappiamo. Andiamo a vedere, siamo appunto o più che onnivori. Questa è semplicemente la nostra storia, molto corta. E direi di andare avanti. Wow! Adesso dobbiamo rendere la nostra creaturina una vera e propria creatura, appunto, da cellula a un vero e proprio essere vivente sulla terraferma. Quindi dobbiamo assolutamente aggiungergli le zampe e renderlo, beh, Andrea. Così. No. Così. Che brutto. Che brutto che. Mettiamogli queste gambette qua. Lo andiamo a chiaramente ingrandire. Li facciamo più grossa la parte. Gli accorciamo un po' la coda, eh. Voilà. Allora, lo abbassiamo un po'. Ingrossiamo la testa. Lo facciamo bello panciuto. Gli occhi chiaramente migreranno più in avanti. Qua si faranno più piccoli, la boccuccia si metterà più qua e si farà più piccola, le alucce gli finiranno in testa un po' più piccoline magari, ecco così. Il veleno chiaramente sarà sulla punta della coda. Voilà. Magari lo mettiamo un pochino più eretto. Perfetto, lo alziamo magari leggermente. Gli mettiamo le gambette un pochino più così. Lo facciamo leggermente più stretto di gambe.
un pochino più indietro, un pochino più grosse, anche i piedini. Che carino che è. Per niente, ma va bene. Gli mettiamo fantastico coso nel petto, nel collo in realtà. E per il resto gli abbiamo messo tutto, giusto? Non ha questo, non ha il jet. Ma va bene. Non ci interessa. Direi che così è perfetto. Bellissimo. Ripeto, lo facciamo un pochino più dritto, gli cambiamo colore. Lo facciamo bello viola. Viola con disegni così. Oppure rosso. Così. Così è carino, dai, mi piace, andiamo così, vai. Salga in superficie. E concludiamo l'episodio, ragazzi, proprio mentre lui sale in superficie. Allora, per questo episodio è tutto. Nel prossimo cominceremo la fase creatura che ci prenderà tranquillamente almeno due, forse anche tre episodi, visto che normalmente è la fase, dopo quella dello spazio, la fase più lunga, quella in cui ci si mette di più perché devi migrare, andare molto in giro a cercare altre creature e tutto, quindi ci metteremo un po', due o tre episodi, vedremo. E per il resto io vi auguro una buona giornata. Intanto vediamo la nostra creaturina che esce finalmente dal mare e vede il mondo in superficie. Chiama i suoi amici col suo fantastico canto. Guardate che belli che sono. Quello lì è voluto rimanere in acqua, ok, ci sta. Ebbene, il video finisce qui. Io vi auguro una buona giornata e non mi resta che dirvi ciao a tutti!